siamo pronti, possiamo cominciare con le domande. Non so se c'è un microfono o qualcosa, oppure... Sì, pronti. Iniziamo. Sì, sì, prego, prego. Vostro nome e nome della testata, grazie. Antonello Ferroni, Messaggero. Ciao Cristian. Una buona prestazione in Perugia, è un punto che è abbastanza confortante, sei d'accordo? Buonasera. Sì, è stato un punto importante per il nostro cammino, perché lo conosciamo tutti bene che la Serie B è un campionato molto lungo e l'importanza oggi è non perdere un campo difficile, quello di Modena. Grazie. Altre domande? Prego. I colleghi. Però. Daniele Tedeschini, Sport Perugia. Ti sei trovato forse bene in questa posizione in cui hai giocato oggi? Hai dato molta verba al centrocampo e anche all'attacco, perché sei entrato anche bene nell'azione del gol. È stata una metamorfosi tua dovuta al fatto di giocare nuovamente titolare? Sì, sì, certo. Io tanto, mi conoscete molto bene e... Mi conoscete molto bene, io mi alleno giorno dopo giorno e oggi era importante di fare un altro tipo di gioco su Modena, perché visto che in settimana abbiamo preparato lì la fase difensiva che non fa giocare Celi, che era un giocatore fondamentale per loro. Donc, quindi oggi la partita è stata preparata così, è stata la scelta di mister, mi sono fatto trovare pronto e ho fatto quello che mi ha chiesto mister. Ma un po' dispiaciuto per il risultato perché volevamo vincere a tutti i costi, ma come l'ho detto prima è stato un punto fondamentale. Hai rischiato di fare il secondo gol subito dopo il gol del vantaggio, hai avuto un'occasione molto grande, non hai tirato male? Sì, sì, il primo tempo abbiamo parlato, l'ho preso bene, ma... Visto che quest'anno siamo alla 13ª giornata, non ho fatto quello, un po' incazzato perché non è una da me. Poi adesso devo iniziare a fare gol perché sono molto dispiaciuto, come l'ho detto prima, e speriamo che mi sblocco. Abbiamo altre domande? Ok, a posto, grazie.